Si chiama Black Horse l'operazione condotta dagli uomini della squadra mobile di Cosenza e del commissariato di Castrovillari, che hanno eseguito 8 ordinanze di custodia cautelare, 7 in carcere ed una ai domiciliari, nei confronti di altrettante persone, tutte di Castrovillari di età compresa fra i 20 e i 50 anni, accusate di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo gli inquirenti è stata sgominata un'organizzazione che gestiva un'importante attività di spaccio nella cittadina del Pollino. Gli investigatori avrebbero documentato numerosi episodi di cessione della droga che avvenivano nelle adiacenze di una stalla, ma le indagini non si fermano qui. Ci sono diverse attività in corso che sono comunque hanno profili di interconnessione tra un'attività e l'altra, quindi più che sviluppi della stessa indagine ci sono altre attività in corso. Castrovillari, come tutto il comprensorio, è interessato fortemente a questo fenomeno. È un fenomeno crescente, soprattutto quello che attesta questa indagine è che venivano a rifornirsi su Castrovillari anche dalle zone insomma, che sono diciamo, al confine di regione, e questo chiaramente fa pensare che il fenomeno era anche più diffuso di quello che siamo riusciti a documentare e che c'è comunque un canale di approvvigionamento molto forte, molto serio da queste parti. Insomma. Quindi noi abbiamo due fronti, uno che è quello ionico e l'altro è quello più interno, quello che passa evidentemente all'autostrada. Stiamo cercando di lavorare in tutte e due le direzioni.